Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, ideologo ed inventore. Molti di voi già mi conosceranno per essere colui che ha ideato il sistema legislativo open source. E proprio in qualità di ideologo creo questo video anche per fornire la mia professionalità e la mia esperienza agli altri. Io sono uno di quelli che dedica gran parte del proprio tempo al prossimo e anche a quelli del movimento. Ecco, questo mio video rientra proprio nell'ambito di offrire quella che è la mia competenza al prossimo. Sto parlando in questo momento qui in qualità di ideologo, essendo anche colui che ha ideato il sistema legislativo open source, presumo di essere una delle personalità che ha più voce in capitolo, non solo in ambito italiano, ma nell'ambito internazionale. È una critica la mia di questo video che faccio al Movimento 5 Stelle, una critica che deve essere presa come critica costruttiva. All'interno del Movimento 5 Stelle, nel loro sito, vi è un sistema nel quale chiunque può effettuare delle proposte di legge, delle proposte che poi queste proposte ottengono dei voti e nel qual caso vi è un certo consenso, queste proposte diventano le proposte del movimento. Io voglio criticare questo sistema per dei motivi molto banali. Il motivo più semplice è che non rispetta il motto fondamentale del Movimento 5 Stelle, perché così facendo il motto fondamentale del Movimento 5 Stelle, chi già è nel movimento lo sa, è: non siamo un partito, non siamo una casta. Ma te, creando un sistema di votazioni in questo modo, tu cosa fai? Fai in modo che qualsiasi cerchia di persone che abbia interesse per un determinato argomento, ovvero qualsiasi lobby, qualsiasi casta, può farsi la sua proposta e autovotarsela, e questa proposta passa come proposta del Movimento 5 Stelle, anche se questa proposta non è accettata, non ha un consenso popolare, non ha un consenso da parte di tutti, perché se tu dai la possibilità a qualsiasi proposta di ricevere il voto, però non dai la possibilità a tutti quelli contrari a questa proposta di dare un voto negativo, tu vai a creare un sistema nel quale chiunque, qualsiasi corporazione, qualsiasi gruppo, qualsiasi cerchia che abbia un determinato problema che è specifico per se stesso, però magari questo problema può andare contro gli interessi della comunità, può crearsi la sua proposta e quindi questa proposta può ricevere i voti di tutti quelli che hanno interessi a votare questa proposta, anche se questa proposta va contro gli interessi della collettività e di tutti gli altri. Per cui la proposta che faccio io è: sì, facciamo la possibilità, diamo a tutti la possibilità di fare delle proprie proposte, però queste proposte non devono poter ricevere solamente il voto positivo, ma devono anche poter ricevere un voto negativo da parte di tutta la collettività che magari da quella proposta non ne ha nessun beneficio e forse anche ne ha degli svantaggi. Adesso io mi vengono in mente tutti i discorsi di lobby, come possono essere, penso, i farmacisti, i taxisti, ma qualsiasi corporazione che, chiaro, può farsi la sua proposta, andarsi a mettere il voto positivo per farla passare, però tutti gli altri, magari a cui non sta bene quella proposta, non possono andare a mettere il voto negativo che non gli sta bene. Un esempio proprio di questi giorni: c'è qualcuno che ha proposto di togliere la tassa per il passaggio di proprietà dell'autoveicolo. È ovvio, quella tassa lì è ingiusta, però detto chiaramente, se dovessero togliere la tassa di passaggio di proprietà dell'automobile, questi soldi qui cosa fanno? Se non possono più fregarli in quel modo lì, o gli aumentano il costo della benzina o li vanno a fregare ad altri in altro modo. Ah, io, per me che vado in bicicletta e tutti quelli che vanno in bicicletta, cosa gliene frega della tassa sul passaggio di proprietà del veicolo? Se fosse per me, dovrebbero fare un sistema tipo quello che c'è in Cina a Shanghai: hai l'automobile, tu paghi 5.000 dollari di tassa all'anno, tu li paghi 5.000 dollari di tassa all'anno di bollo solo perché hai l'automobile, e in più,
si fa come in Cina, a Shanghai, tutti gli idrocarburi vengono messi al bando, si mettono al bando gli idrocarburi per cui niente benzina, niente gasolio e fine. Ecco, quello giusto adesso è questo, come per fare un esempio, cioè diamo a chiunque la possibilità di fare delle proposte nel web, diamo a chiunque la possibilità di andare a votare queste proposte, però diamo anche la possibilità alla collettività, ovvero quelli che non hanno nessun interesse per quella disposizione lì, di mettere il voto contrario, anche perché un sistema così fatto non rispetta nemmeno il principio del contraddittorio. È chiaro che se tu dai la possibilità a qualsiasi persona che ha un determinato interesse di farsi la legge da sola e andarsela a votare, tu crei il sistema della legge ad personam. Ecco, questo è da parte mia è tutto. Faccio anche una premessa: se la mia proposta non passerà all'interno del movimento, io creerò un braccio deviato all'interno del movimento per sostenere questa proposta. Creerò una diaspora fatta da tutti quelli che la pensano come me. Ok, grazie amici, grazie a tutti, grazie Beppe Grillo, so che te segui anche i miei video, e ci vediamo alla prossima.